E dunque il campanile della Basilica di Santa Chiara e la struttura preoccupa il comune, preoccupa gli esperti che di sicuro faranno fronte a questa emergenza, e stamane gli ingegneri hanno tenuto una tavola rotonda insieme agli altri organi professionali, e l'intento comune è quello di cercare di trovare soluzioni, di monitorare gli edifici e anche di capire in che modo finanziare eventuali interventi. Vediamo il servizio col quale vi restituisco la linea. Nel territorio napoletano si registra una percentuale elevata di edifici degradati. Secondo i dati dell'ultimo censimento 2011, il 59% degli edifici residenziali in provincia di Napoli ha più di 40 anni, percentuale che arriva all'80% nel comune partenopeo. Si tratta di un patrimonio di 691.000 abitazioni nella provincia di Napoli e circa la metà ricade proprio nel territorio comunale. Questi alcuni dati diffusi durante il convegno organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Napoli. L'incontro si è avvalso della collaborazione degli architetti, dei geometri, dei costruttori con l'ACEN, l'Associazione Napoletana del Settore, e degli amministratori di condominio. Noi tecnici, noi ingegneri abbiamo creato una commissione ad hoc, faremo una manualistica per tutti i tecnici, sia per capire la gravità dei problemi, sia anche con tecniche di intervento. Il problema è che poi devono intervenire i privati, perché quasi sempre sono edifici privati, e quindi il vero tema è il finanziamento di questi lavori, perché diciamo alla fine dovranno pagare i condomini. Quindi diciamo l'importante è stimolare i comuni e la regione, perché poi non è un problema solo di Napoli, tutti i comuni e la regione, a trovare forme di finanziamento per aiutare i cittadini. D'altra parte, a mio parere, lo devono fare, perché è vero che i cornicioni sono su edifici privati, ma se cadono su una strada comunale i cittadini diventano vittime camminando su strade comunali o provinciali o statali, ma in genere comunali. Quindi ci vuole una importante azione comune fra tecnici, e noi siamo partiti, e istituzioni.